Anticipazioni Beautiful. Domenica 5 gennaio 2020. Riz è in ospedale e viene raggiunto dal suo strozzino, che ritorna a minacciarlo di brutto. Hope e Liam si trovano nella stessa struttura, in attesa di incontrare la dottoressa Lynn. Quest'ultima, dopo un esame approfondito, nota che non ci sono segni evidenti del distacco di placenta. Hope potrà tranquillamente avere altri bambini. Il Buckingham, per sbaglio, entra nella stanza dove la Logan sta completando l'esame e viene trattenuto da Liam, che lo tempesta di domande. Il ginecologo provato afferma che lui stesso sta molto male per quanto accaduto e si dilegua con una scusa. Ridge si precipita a casa di Steffi, dove incontra l'ex moglie Taylor, che lo mette al corrente dell'adozione della piccola Phoebe. Malgrado le iniziali remore, quando lo stilista scopre che la piccola si chiamerà come la defunta figlia, scoppia in lacrime. Poi apprende che il costo dell'adozione è stato di $250.000 e si insospettisce. Carter, Steffi e Flo intanto completano le pratiche. Flo appare molto titubante nel dover apporre la sua firma su un'infinità di documenti. La Forrester crede che il suo malessere sia legato, in qualche modo, alla separazione della figlia, ma su questo la giovane appare stranamente tranquilla e ammette che teme soltanto che venga lesa la sua privacy. Carter più tardi si accinge a portare i documenti in tribunale. Flo è molto agitata e ha paura di finire in carcere. Steph invece contatta la madre affinché completi la transazione. La Forrester ringrazia la Fulton per il dono che le ha fatto, che intanto prende sua figlia in braccio e la porge alla sua nuova mamma.